Sono un po' pieno di cose. Con tutte le cose che sto comprando, prima o poi un mercatino dell'usato dovrei aprirlo io. Anzi, sapete cosa? Forse tra un po' qualcosa inizierò a venderlo. Ah, hi people of YouTube! Welcome to a new episode of Mercatini dell'Usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Lo so che sentite spesso la mancanza di questa rubrica. Purtroppo non è che ogni giorno vado ai mercatini e non è che ogni giorno mi arrivino pacchi. Sapete però sempre che quando arriva abbastanza roba interessante, ve la mostro sempre. Ma da introduzione che ho appena fatto poco fa, tra parentesi, oggi ho lasciato questa angolazione per la videocamera perché non avevo voglia di spostare la videocamera. Ci sono un po' di cose, ma proprio poche poche, di cose che vorrei iniziare a vendere online. Partiamo dal presupposto che questo video non è sponsorizzato da nessuno, ma per comodità stiamo pensando di utilizzare applicazioni come Vinted. Quindi, se mai avete interesse ad alcune di queste cose, nel breve futuro troverete il link con tutti gli oggetti qua sotto. Ma ci sono un bel po' di cose che doppie, non doppie o che non ci servono più, che abbiamo intenzione di vendere. Ad esempio, partiamo da un pezzo abbastanza carino. Kingdom Hearts Birth by Sleep per PSP, ancora sigillato. Purtroppo non è sigillato nel migliore delle condizioni, ma la plastica originale ancora è qua. E continuando a parlare di Kingdom Hearts, vendo anche Kingdom Hearts 3, la Deluxe Edition per PS4. Vi chiederete perché cazzo stai vendendo la Deluxe Edition? Perché quando ho comprato la PS4 edizione limitata di Kingdom Hearts, io già la versione Deluxe l'avevo già comprata. E all'interno della versione Limited Edition c'era anche una seconda copia di Kingdom Hearts. Ovviamente questa è completa di tutto: gioco, artbook, steelbook e spilla. Per quanto la spilla vorrei tenermela, però sono una persona onesta, ve la vendo completa. Continuando con la Square Enix. Dragon Quest Monster Joker, Guitar Hero Decades, completo ancora di tutto e tra l'altro sigillato. Altro gioco sigillato, Animal Crossing Happy Home Designer. Magari questo gioco non vi interessa, però visto che molti cercano la pedana per gli Amiibo, per chi aveva il vecchio 3DS saprà che era l'unico modo che avevi per interagire con gli Amiibo e ho visto che molti la stanno cercando solo per questo, quindi Darkness 1 per PS3, Crash Twinsanity in una condizione, voglio dire, terribile. Cioè io personalmente, quando prendo e quando vendo, cerco di tenerli i giochi al meglio possibile, che sia solo il disco o che sia anche solo la custodia, ma veramente trattarla così di merda non ci riuscirei neanche volendolo. E appunto, continuando a parlare di cose che vengono tenute malissimo, Metal Gear Solid 2. Questo però lo vendo probabilmente a un prezzo bassissimo, perché non so se si vede. Li vedete tutti questi? Cioè, come? Come se, cioè, cos'ha fatto proprio su un pavimento di sassi? Che ne so. Man of Medan, gioco che avevo comprato solo perché volevo comprare un altro gioco che era in offerta ed era 2x1. Ho detto, vabbè, compriamolo, è l'unica cosa interessante che c'è. Ed è sigillato ancora perché appunto, uno, l'ho comprato e non avevo la breve intenzione di usarlo nel breve periodo, ma due, soprattutto, l'hanno regalato col Plus, quindi gli Amiibo dei Mii Fighter, che anche questi ce li ho doppi, un bel mucchietto di manga e un paio di fumetti, tra cui alcuni di Naruto, uno di Attacco dei Giganti, My Hero Academia, Bigorder, dei fumetti che non ho mai toccato, infatti sono ancora in ottimo stato. Un bel mucchietto di DVD che, come potete vedere, c'è anche roba bella, tra cui Doctor Who, che vi chiedete perché cazzo lo stai vendendo? Perché l'abbiamo sostituito successivamente con i Blu-ray. Sherlock, anche questo, ci hanno regalato il cofanetto con tutto quanto, compreso la quarta stagione. Assassin's Creed, la storia segreta di Stewie Griffin, Chiedimi se sono felice, Fantozzi e le prime due stagioni complete dei Griffin più un disco della terza. Questa sarebbe tutta la roba di cui abbiamo interesse a vendere
si spera nel breve periodo. E come vi ho detto prima, nel momento in cui riusciremo a caricarli, vi metto il link qua in descrizione se siete interessati. E ora passiamo alla parte breve di questo video, gli acquisti. Allora, io partirei dagli ultimi due fatti proprio questa mattina. Il primo è un Blu-ray, il Der Diktator, il dittatore per chi non lo conosce, edizione tedesca, però nelle lingue c'è anche l'italianesk, quindi direi che per 2,50€ un bel Blu-ray, comunque un film abbastanza divertente, ci sta. E altro gioco che ho comprato stamattina, Ultimate Spider, che tra l'altro, cosa che ho visto facevano molto spesso in alcuni negozi pur di non attaccare e cosa che io apprezzo, però bastardi l'hanno messo con lo scotch. Aspetta, speriamo che non si rovini o che non rimani la colla. Ok, dai che non si sta rovinando. Perfetto, non ti rovinare alla fine. Non mi abbandonare, non ti strappare. Perfetto. Ok, pezzi di merda che mettono gli scotch e gli adesivi sulle copertine. Comunque, cosa che dicevo? Quando apprezzavo che non mettessero ste stronzate sulle cacchio di copertine, Ultimate Spider per PS2. Ma sorpresa, ups, è caduta direttamente. Sorpresa delle sorprese, all'interno di questo disco ne ho trovato un secondo disco e so anche chi è il proprietario. Il proprietario si chiama Lorenzo. Il perché direte voi? È scritto grande qui col pennarello. Lorenzo, porca puttana. No, va bene che... Però no. In ogni caso, SpongeBob e Amici Uniti. Questo disco ha visto giorni migliori, mentre quello di Ultimate Spider, devo dire, è tenuto decentemente. E questo è un bel giochino. Mentre tu, che non hai una custodia, troverai casa all'interno di questo faldone insieme a tanti altri giochi che una casa purtroppo l'hanno già perduta. Benvenuto nella tua nuova casa, Lorenzo. Se stai guardando questo video, mannaggia a te, scrive con l'indelebile sui dischi, mannaggia. Poi il pacchetto di prima. Allora, devo essere sincero, sto scrivendo una serie di video che hanno, diciamo, un filo conduttore, e quando ho scoperto l'esistenza di questo gioco non ho potuto lasciarmelo perdere. Crash Hour della WWE. Porca puttana. Dio mio. Un gioco di macchine stile Demolition Racer, oppure com'è che si chiamava? Carmageddon in stile WWE. Perché? Cioè, io capisco che in quell'epoca si faceva, nell'epoca PS2 soprattutto, si faceva tutto, di tutto con qualsiasi cosa. Ma un gioco di macchine con The Rock, Rob Van Dam, chi altro c'è? Undertaker. Poi non lo so chi altro, perché il gioco è tedesco, anche cast è tedesco, non capisco. Però porca puttana. Che tra parentesi, va bene che all'epoca della PS2 i giochi si facevano localizzati per quel posto e solitamente forse per uno o altri due, ma vorrei capire perché, con quale concetto il gioco è tedesco, perché copertina e tutto il resto è tedesco, e la scelta delle lingue o tedesca o francese. Perché? Altri giochi nuovi, tra l'altro pagati da poco. Già un po' di tempo fa avevo mostrato che avevo comprato Nier Automata Game of the Year. Ho acquistato, visto che è in sconto ai premi, Nier Replicant. E questo mi fa pensare che il gioco originale per la PS3, Nier, lo tengo confezionato e non lo tocco. Non lo tocco, faccio aumentare il valore. Sto pensando che alcuni giochi che ho ancora sigillati, vuoi questo, vuoi Kingdom Hearts, Birth by Sleep e qual era l'altro? 358 Days, li voglio far gradare. Voglio farli gradare, non so quanto costa, se ne sapete più di me ditemelo qua nei commenti, perché voglio far gradare alcuni giochi che ho ancora sigillato, perché uno, mi piace per la collezione, e due, voglio che aumentino il loro valore, sia affettivo sia effettivo. Altro gioco nuovo che ho comprato perché era in un bello sconto, Tales of Arise. Non è un'edizione speciale o diversa dall'altra, ma mi piace di più questa copertina che ho scoperto essere reversibile. Quella base non è male, però non so perché ho trovato questa un po' più attraente. Ed infine, scrollata di giochi PS2.
partirei coi primi due che hanno come protagonista sempre lui. Spider-Man 2 e Spider-Man 1 per la PS2. E non vi preoccupate, il 3 non l'ho lasciato da parte, perché abbiamo anche la Collector Edition del 3. Tutta la trilogia di Raimi nella mia mano. Che tra l'altro questo, se non ricordo male, l'ho visto giocato in live da qualcuno poco tempo fa. Questo non mi ricordo se ve l'avevo già mostrato, ma visto il disco di prima, SpongeBob e la battaglia sull'isola del vulcano. Altro gioco che ho sempre trovato vagamente interessante e non ne capisco il motivo ancora oggi, Dog's Life. Non so perché questo gioco mi avesse sempre attirato a comprarlo. Alla fine per un euro dici fanculo, prendilo. Questo, ecco, l'ho pagato magari un attimino di più, però sembrava interessante. Brave alla ricerca dello spirito danzante. Questo me lo ricordo quando era uscito, costava anche abbastanza. Altro gioco Disney per la mia collezione, Wall-E. Ed infine l'ultimo titolo che non mi sarei mai aspettato di trovare in un negozio dell'usato, Eternal Ring. Altro gioco creato dalla From Software tempo addietro. Questo ho detto subito appena l'ho visto, devo prenderlo. E con questo concludiamo anche quest'altro video. Come vi ho detto, a questo giro magari era più un tentativo di farvi vedere cosa ho intenzione di vendere da qui al breve periodo. Anche perché ho bisogno di spazio. Ma, come sempre, non mancano le cose nuove che aggiungo alla mia collezione. Diciamo che è stato un do-des. Faccio spazio a qualcosa per occuparlo con qualcos'altro. Quindi, signori, come vi ho detto, appena metterò tutto quanto online, il link lo troverete qua sotto. Io vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!